Adesso abbiamo il dottor Nanni Bassetti, che salirà sul palco a breve. Il dottor Nanni Bassetti è un specialista in informatica forense e ci spiegherà gli approcci dell'intelligenza artificiale in questa branca della materia. È anche fondatore di un bellissimo progetto open source che è una distribuzione dedicata all'analisi forense, che è Kane. Esatto. Quindi ti lascio il microfono. Grazie. Ok, grazie a te. Okay. Sì, come diceva, io vengo dal mondo della digital forensics, quindi le investigazioni informatiche. Da un po' di anni mi interesso di intelligenza artificiale, machine learning, perché comunque è un argomento interessantissimo. E ho notato che ha varie applicazioni in tanti campi e spesso si lavora con il discorso delle immagini o dell'audio. In questo caso, essendo io più propenso alle analisi informatiche sui computer, cercavo sempre qualcosa dove applicare l'intelligenza artificiale nel campo proprio dell'informatica. Intanto sto andando un po' avanti con la mia presentazione, chi sono, eccetera, per non perdere tempo. Questa è, vabbè, Kane, la distribuzione Linux forense utilizzata un po' in tutto il mondo, che realizzo dal 2009, giusto perché siamo a Linux Day, due parole su Kane. È una distribuzione che permette di fare il boot su un computer e non modifica in alcun modo l'hard disk presente sul computer, e si può fare un'acquisizione forense, che è un'acquisizione particolare bit a bit con calcolo di hash e poi zeppa di tool per le analisi, eccetera. Chiaro che si usa solo laddove riesce a fare il boot, perché non su tutti i computer, oggi come oggi specialmente, sta diventando più complicato. E quindi, tornando all'intelligenza artificiale, io mi domandavo, ma come la posso applicare magari nella digital forensics? Si potrebbe provare a pensare di applicare il machine learning o il deep learning all'analisi dei registri, o trovare dei malware, o ricercare anomalie del traffico di rete, trovare relazioni tra gli artefatti nei big data, creare automaticamente uno storyboard partendo dagli eventi, per esempio ultimo file aperto, timeline, e vedere qualcosa, utilizzare l'analisi dei social media, eccetera eccetera. Tanti belli argomenti, e il problema, come avete sentito da stamattina, è tutto basato sempre sul dataset. Se tu puoi avere mille idee, se però non hai il dataset sul quale lavorare, diventa difficile anche fare un esperimento, provare. E perché potrebbe essere d'aiuto? Per chi non lo sapesse, informatica forense è appunto una disciplina che utilizza metodo scientifico per acquisire una prova informatica e renderla resistente in giudizio. Cioè, non basta fare il copia e incolla e dire no, questi sono i file che ho trovato sul computer dell'indagato. No, bisogna adottare certi protocolli, certe garanzie e così via. E per far questo noi utilizziamo parecchi strumenti. Io personalmente prediligo gli strumenti open source, perché se ci pensate bene, nella metodologia scientifica il flusso dovrebbe essere tutto tracciabile, quindi input, output, ma anche l'elaborazione centrale. Con un software commerciale noi sappiamo cosa entra, sappiamo cosa esce, ma non sappiamo che cosa è successo al centro. Quindi l'open source, secondo me, scientificamente è quello più adatto, che si sposa meglio anche con un processo giudiziario, perché se qualcuno avesse dubbi sull'output, quindi sui risultati, per esempio, ma sarà vero che quel file a quella data di modifica? Se non ti fidi, hai il codice sorgente, vattelo a guardare e controlla se questo software ha scritto una stupidaggine oppure è corretto. Se invece lo stesso output ci deriva da un software chiuso, noi ci dobbiamo fidare, perché non sappiamo che cosa fa esattamente questo software. Detto questo, nei miei vari esperimenti ho creato pure questa categoria di
nel mio GitHub dove ho messo dei scrittini che faranno inorridire qua dentro parecchi puristi e programmatori Python, perché io non sono un grandissimo programmatore Python, però degli scrittini a livello didattico che riguardano appunto alcuni esperimenti fatti per dei proof of concept, quindi delle idee che potrebbero essere poi realizzate. Tutta la mattina ho sentito parlare sempre di deep learning, machine learning, tanti termini. È chiaro che c'è chi già sa come funziona, cosa c'è sotto il cofano. Io, prima di arrivare al punto che ho sviluppato, giusto per omogeneizzare la cultura nella sala, direi di prendere un po' dall'inizio. Qualcosa l'ha già detta anche il dottor Tessitore della Polizia prima sul percettone, ma come dicevano i latini, repetita iuvant, quindi ritorneremo un po' a parlare anche del percettone velocemente, ma giusto per allinearci tutti quanti, perché a volte a sentire tutte queste belle cose sull'intelligenza artificiale, secondo me si creano dei miti e delle leggende, la gente magari comincia a pensare che si possa fare Terminator o al 9000, siamo ancora lontanissimi da quelli, perché la nostra l'intelligenza artificiale attuale è semplicemente specifica, cioè va su determinati task, poter fare determinate operazioni molto bene. La nostra è un'intelligenza artificiale generale che riesce a correlare più dataset e più task diversi tra loro, è questo che ci differenzia dall'intelligenza artificiale attuale. È chiaro che il macroinsieme, quindi AI, è quello che contiene dentro machine learning e deep learning. L'AI coinvolge tantissime materie, l'abbiamo appena sentito: psicologia, sociologia, filosofia, cos'è l'intelligenza, come classificarla, eccetera, eccetera. Poi il machine learning è una tecnica di intelligenza artificiale che è basata sui dati, e il deep learning vedremo che è qualcosa di ancora più profondo. Anche durante la giornata ho sentito a volte parlare di supervisionato, non supervisionato, cioè chi le sa queste cose giustamente le ha capite. Magari io mi preoccupo sempre quando faccio una presentazione di mettere tutti nella stessa cosa. Quindi andiamo a vedere che cos'è il supervisionato. Un supervisionato è un sistema machine learning dove i dati sono per esempio in forma di tabella, dati da delle features, quindi delle caratteristiche, in questo caso per esempio parliamo di dati numerici che rappresentano i gatti e dati numerici che rappresentano i cani, e una ultima colonna che si chiama label, quindi etichetta, che è il cane o il gatto. Poi potrebbe essere non supervisionato, quindi variabili continue. Poi abbiamo con rinforzo, che sono quegli algoritmi che riescono a dare un premio che trovano quando la macchina riesce a trovare la strada migliore, riceve un premio chiaramente matematico, stiamo parlando sempre di funzioni, e quindi ha un rinforzo per trovare la soluzione migliore. Poi possiamo avere gli algoritmi, possono essere di classificazione, regressione lineare, clustering, per esempio, senza che gli diamo alcuna informazione, ma dandogli solo dei dati grezzi, l'algoritmo riesce a capire quali fanno parte tutti di una famiglia, quale di qualcos'altro, e quindi divide in gruppi e sottogruppi. Questo per andare veloce. Cominciamo a vedere anche un po' materialmente la differenza tra il machine learning e il deep learning. Questo per esempio è un esempio di molto pigro da parte mia di machine learning, dove ho messo una sola feature, un pezzo, e due label. Questo potrebbe essere un dataset chiaramente di due elementi. Allora, il punto è che quando arriva un oggetto che avrà un prezzo, per esempio 60, la macchina dovrà capire se quel 60 può essere più una camicia o un paio di occhiali. E qui già si comincia a capire che tutta quella magia che c'è attorno all'intelligenza artificiale, alla fine si avvicina sempre di più a quello che io definisco una statistica con gli steroidi, cioè stiamo parlando sempre di probabilità statistiche. Nel deep learning invece che cosa cambia?
Se questo è un machine learning, quindi se a me arriva un animale nuovo che ha i baffi di 7 cm e le orecchie di 15, lui dovrà capire quale di queste label è più vicino e classificarlo. Mentre il deep learning, per farla molto semplice, magari qualche purista si indignerà, però non gli do più nulla, gli do per esempio solo fotografie e tante tante fotografie di cani, tante tante fotografie di gatti, e lui riuscirà con dei sistemi di CNN, nel convolutional neural network, a estrarre delle caratteristiche anche ruotando eccetera eccetera, e alla fine si creerà lui il famoso dataset, ma non in quella forma. Diventeranno tutti numeri, cioè tutte le caratteristiche di questa immagine diventeranno vettori, numeri con tante componenti, e alla fine quando arriverà un'immagine nuova, lui come un asse cartesiano andrà a capire questa immagine trasformata anch'essa in numeri, estraendo le caratteristiche, se sarà più simile al cane o al gatto. E questo è il deep learning. Deep learning, diciamo, è più profondo del machine learning, prima perché usa molti più neuroni, molti più strati, eccetera, eccetera, e si avvicina sempre più all'idea del funzionamento dei neuroni umani, della mente. Questa è roba brutta, è praticamente quello che abbiamo visto prima con il tessitore, il percettrone. In realtà però è molto bello didatticamente, perché ci fa vedere il neurone artificiale come è fatto e come fa a funzionare. Se noi abbiamo due input, dobbiamo conosciamo già l'output, questo perché abbiamo suddiviso il test, il dataset in dati di test e dati di train. Proveremo con una combinazione lineare che è fatta dalla sigmoide, perché io ho usato la sigmoide, ma ce ne sono tante funzioni, questa serve solo per schiacciare tutti i risultati tra 0 e 1, ma prendo x1 l'input, lo moltiplico per un peso casuale, lo sommo a x2 e lo moltiplico per un peso casuale, e più ci metto questo valore bias, che è una soglia di attivazione minima, ma lasciamolo perdere per adesso. Quindi che succede? Che se poi la previsione, quello che lui dice sarà un gatto, sarà un cane, quello che è, la differenza tra la previsione e l'output atteso è grande, lui dice no, allora abbiamo un errore troppo grande, manda indietro i dati, ricalcola, come il navigatore, ricalcola i W1 e W2, i pesi, e cercherà di rendere l'errore il più basso possibile. Qua andiamo veloci. Per esempio, se abbiamo che l'output era 5 e la nostra macchina ha previsto 3, la differenza 3 meno 5 fa meno 2, ha previsto 6, l'output atteso era 4, fa 2, perché si eleva al quadrato? Abbiamo visto che il calcolo della funzione di costo è elevato al quadrato, perché se non fosse così avremmo un errore totale di meno 2 più 2 fa 0. Wow, perfetta! No, non manco per il cavolo, non è perfetta, perché in realtà si eleva al quadrato proprio perché gli errori, i numeri negativi non devono andare ad appiattire l'errore, quindi elevando al quadrato avremo che l'errore totale è 8. E questo meccanismo di avanti e dietro si chiama back propagation. Io cerco di andare avanti perché devo arrivare, queste l'avete viste tutt'oggi, andiamo a una versione, a una visualizzazione grafica un po' dei risultati attesi. Quando si fa dato un dataset e si addestra una macchina, di questo dataset si prende una certa percentuale e si dice questa mettila da parte, non la considerare, la useremo per fare i nostri esperimenti. Sull'altra parte di dataset allenati, dopodiché useremo la parte di dati che abbiamo messo da parte, che si chiama dati di test, per testare quanto la macchina ci azzecca, perché noi sappiamo già i risultati. Quindi, per esempio, se la macchina gli abbiamo dato un cane e l'ha beccato solo due volte, l'ha beccato come cane, due volte come gatto e tre volte come volpe, e così via, sulla diagonale si avranno alla fine, così facendo, volpe con volpe, gatto con gatto, cane con cane. Questi sono solo i risultati positivi, quindi quante volte ci ha azzeccato. Quindi basta fare la somma dei numeri sulla diagonale, questa si chiama matrice di confusione, quindi 2 più 1 più 3 fa 6, diviso
il totale di tutte le uscite è 17, vediamo che questa macchina ha un'accuratezza del 35%, abbastanza bassa, fa un po' schifo come macchina, però era per farvi capire. E qui il quiz della giornata. Se abbiamo detto che una macchina deve cercare di trovare la soluzione più vicina possibile, migliore possibile, secondo voi, se questi fossero i punti conosciuti, questi sono i risultati, tra queste tre configurazioni, qual è l'uscita migliore? Cioè, qual è la macchina che ha lavorato meglio? Tu dici la P. La C. Quanti dicono la C? Quanti dicono la A? Ah, c'è qualcuno che ci crede nella A. Proprio questa, se va per i fatti suoi, vabbè, siamo un paese libero. E poi invece quanti dicono la B? In realtà la risposta corretta è la B. Perché? Perché questo? Andiamo avanti, ok. Perché questo è un underfit, cioè sbaglia troppo. Se questi sono i miei risultati, sono tutti lontanissimi e sbaglia, è proprio come quella di prima, 35%. Questa invece è troppo brava. E uno dice, perché essere troppo bravi è sbagliato? Perché ora scipperò un esempio al relatore che seguirà, che l'ha fatto su un suo canale YouTube. Se io mi addestro a ogni volta che trovo un angolo retto a fare questo movimento per girare, nel momento in cui troverò una curva, che faccio? Se sono così bravo, io non so cosa fare. Oppure, se io so riconoscere benissimo i quadrati dei cerchi, mi arriva un ovale, che cos'è? È troppo brava. Dice, no, io se capisco, o un cerchio, o quadrato, questo non so cosa sia. Perché è overfit, è troppo precisa. Invece il right fit è la capacità di approssimare quello che facciamo noi. Se io dico l'elasticità mentale, chiamiamola così, è la capacità di, se io dico a un bambino, gli faccio vedere un ovale per la prima volta e lui ha visto cerchi e quadrati, dirà, ma quello mi sembra un cerchio schiacciato, però lo associa più al cerchio che al quadrato, perché ha la capacità di approssimare. Quindi la potenza e la bellezza, diciamo, la potenza di una rete neurale, di una macchina di intelligenza artificiale, è la capacità di approssimare il meglio possibile. Infatti questa frase, mi piace, intelligenza non è la conoscenza, ma è la capacità di immaginazione. Quindi noi riusciamo a... Vabbè, qui abbiamo un esempio grafico, ci vado velocissimo, per farvi capire come è sempre qualcosa di statistica. Se abbiamo un dataset di quadratini e triangolini e un bel giorno si presenta il signor Pallino Verde, questo signor Pallino Verde, se io ho impostato per esempio di cercare nelle sue vicinanze i tre elementi più vicini, per la macchina questo signor Pallino Verde, secondo voi, come lo classificherà? Come un quadrato o come un triangolo? Perché di quadrati ce n'è uno solo. C'ha più triangoli come vicini di casa, quindi avendo più triangoli come vicini di casa dirà un triangolo. Se aumento k a 5, invece magicamente la popolazione dei quadrati aumenta e quindi diventerà un quadrato. Quindi vi fa capire che quando vedete tutte queste risposte fantastiche, magari pensate chissà che cosa c'è dietro, alla fine siamo sempre lì. È una roba di vicinanze numeriche. Sembra un po' spoetizzante, ma anche il ChatGPT alla fine è tutta una roba di trasformazione in numeri. Lui non sa manco quello che sta scrivendo, sta solo trovando numeri che rappresentano parole che sono più vicine, e l'aveva detto prima. E quindi questi sono i passaggi, set in training, test, query, output. Allora, arriviamo a qualche applicazione pratica nella security o digital forensics. Per esempio, io mi sono posto: se avessi un log file di tutte le connessioni di rete LAN che provengono da un'azienda, da un ufficio, a certi orari, e voglio trovare una connessione anomala, potrei usare filtri, query, potrei mettermi a guardare a mano. E se invece lo facessi fare a una macchina che impara e che trova le anomalie, potrei utilizzare, okay, questo è il mio dataset, per pigrizia non mi sono messo a mettere i puntini né agli orari né agli IP
quindi questo in realtà sarebbe 2021, primo gennaio, questo sarebbero le 10:03:52 secondi e questo sarebbe l'IP 192.168.001.010. Questo è un ipotetico log file che mi sono inventato io. Ora vedete che con poche righe di codice, ma veramente poche, in più c'è pure questa parte che serve per fare il diagramma, quindi serve ancora meno, utilizzando l'isolation forest, che è un metodo che utilizza degli alberi di decisionali, io vedo che lui accorpa tanti dati qui e due soli palline sono fuori dal gruppo. Che sono quelle? Le anomalie. Ma la cosa simpatica è che lui ha trovato le anomalie così. Una è facile, se ci pensate, c'è una data, un tempo e un indirizzo IP che è completamente diverso. Questo magari lo beccavamo anche noi a occhio. Ma l'altro è un indirizzo IP normale, una data normale e c'è un orario. Perché l'ho messo in anomalia? Perché guardate che ora è. Sono le 4:32 e 11 secondi del mattino. Probabilmente nello storico di quel log file nessuno si è mai collegato alle 4 del mattino e quindi l'ha rilevato immediatamente come anomalia. Questa è già una piccola applicazione del machine learning a, diciamo, eventuale incident response o digital forensics o anche cyber security. Qui vediamo un altro esperimento che ho fatto io. Mi sono immaginato, ma se mi facessi io questo dataset, chiaramente tutti questi esperimenti mi sono fatto io questi dataset, ma che sono piccolissimi, perché non è che potevo fare 3.000, 5.000 righe di dataset, e dove ho messo il tempo di accensione, per esempio, di un computer, l'uso della CPU, i dati scambiati in rete, e ho cominciato arbitrariamente a mettere delle etichette normale, sospetto, e anche qui poche righe di codice, dove vediamo qui carico il CSV, il dataset, qui lo addestro, gli dico quali sono i campi 0, 1 e 2 e il 3 escluso, che sono le features, la label e il campo 3, uso sempre il KNN con 5 come parametro, e cosa mi viene fuori? Che se io do questo nuovo dato, il 3:06:85, cioè 3 ore di CPU, 3 ore acceso, 67 è la CPU utilizzata, 85 giga scambiati in rete, secondo come ho addestrato questa macchina, lui dice che questo è un comportamento sospetto. Quindi anche questa, con poche righe, è chiaro che non è che si fa così, però per farvi capire come potremmo cominciare ad applicare il machine learning anche a dei problemi pratici. Per esempio, immaginate appunto il computer, una macchina addestrata a capire il comportamento solito di un computer, nel momento in cui vede che c'è qualcosa di strano, un po' come quando leggete sulle varie guide online, se avete un virus sul cellulare vedete che improvvisamente la batteria vi cala, diventa più caldo, quindi delle alterazioni nei dati del computer. E il dataset questa volta forse lo potremmo avere facilmente, perché per esempio in Windows, chiaramente io nel lavoro della forensics il computer più analizzato è Windows, in Windows c'è lo SRUM, il System Resource Utilization Monitor, che ha un database in formato ESE, e qui c'è un parser fatto da Eric Zimmerman che contiene tantissimi dati di uso dei device della rete, del consumo di energia, degli accessi a certi software, che potrebbe essere già una buona base di partenza per creare un dataset che sia un po' più serio di questa sciocchezza qua. E quindi con questo dataset, su una macchina pulita, volendo si potrebbe addestrare la macchina a capire qual è il suo normale consumo di certe risorse. Quindi nel momento in cui dovessimo trovare un consumo anormale, la macchina potrebbe accorgersene. E arriviamo adesso ai malware. Ho 16 minuti, quindi dovevi farcela. I malware normalmente, avete sentito in giro che si possono cercare con analisi statiche, analisi dinamiche, ricerca per firme. Cioè il malware che cos'è? Un programma cattivo, brutto, che dentro c'ha delle istruzioni, e gli antivirus normalmente che fanno? Vanno a cercare
queste firme, diciamo, delle impronte che hanno all'interno, tipo hanno una stringa, hanno un codice, oppure li calcolano il codice hash. Che cos'è il codice hash? È una funzione matematica non invertibile che genera un codice univoco, quindi se ho la parola Pippo e calcolo il codice hash di Pippo, verrà una sigla. Se cambio Pippo in Puppo, solo perché ho cambiato una lettera, uscirà un'altra sigla. Quindi questo, il codice hash, significa che se io ho un malware noto, gli calcolo il codice hash, un antivirus potrebbe accorgersene che un file che si chiama diversamente da come è famoso il malware ha lo stesso codice hash e quindi dice l'atto pizzicato, perché sei sempre tu, un po' come facevano la Scooby-Doo, tirano via la maschera e sotto c'era. E quindi questa è un'analisi statica, poi c'è quella dinamica dove si fa detonare il virus in una sandbox, in un ambiente protetto, però i malware moderni addirittura hanno delle evasion techniques, cioè quindi riescono a fare l'evasione, si accorgono di essere in un ambiente sandbox e fanno finta di nulla, fanno i vaghi, non si muovono, non fanno nulla, appena li tiri fuori dall'ambiente protetto dico ah ora sì, e quindi... Allora, questo è quello che dicevo, un esempio, se sul tuo computer presenti il file xyz.exe col codice così, basta che cambia un bit, un pixel, qualsiasi cosa di questo file e il codice hash muta, quindi non lo beccate più se fate una ricerca per codice hash. Tant'è vero che questa è una delle tecniche più utilizzate, perché c'è il progetto NSRL con questo dataset che contiene tanti codici hash di applicazioni software noti e tracciabili. Chiaramente non ci sono gli hash dei software brutti, serve al contrario, tu ti scremi quelli buoni e quello che ti rimane è quello forse brutto. Allora, anche la stessa cosa vale per la ricerca per stringhe. Quindi se io so che dentro un ransomware, dentro un virus famoso c'è la parola Evil Corp, magari il programmatore ha deciso di cambiarla e non lo trovo più, se faccio una ricerca per stringhe non lo trovo e in realtà ce l'ho il virus o il malware. Allora, qual è l'idea? Io nel 2019 ho letto questo paper di questi due ricercatori, Xiao Du e Mark Scanlon, che praticamente hanno pensato, e se invece di cercare i malware alla maniera tradizionale, cioè li cerchiamo per stringa, li cerchiamo per hash, provassimo a pensare ai malware come se fossero dei cattivi ragazzi, dei criminali, che fanno? Si comportano in qualche modo, avranno più o meno sempre la stessa dimensione, o un range di dimensioni, avranno delle caratteristiche, un'entropia, delle date di modifica, un percorso in cui si allocano normalmente, insomma quello che avete visto nei film americani, il Criminal Profile, donna bianca trovata morta in un garage, probabilmente è un maschio alto 1,70, castano, proveniente dal New Jersey. Perché fanno questo? Perché attingono a una il profiler, usa un po' la psicologia, un po' la criminalistica, la criminologia, e cerca di tirare fuori un profilo dell'assassino. Bene, noi tiriamo fuori il profilo del cattivo ragazzo digitale. E come si fa? Andremo ad analizzare i metadati. L'idea è questa, detta semplicemente. Prendiamo l'immagine di un hard disk, gli estraiamo tutti i metadati, cioè quindi estraiamo tutta la lista dei file che contiene, con tutte le caratteristiche possibili e immaginabili, date di creazione, estensione, tipologia, mind type, entropie, quante ne vogliamo le estraiamo. Creiamo un dataset, quindi una volta estratti tutti questi, trasformiamo queste informazioni in un dataset comprensibile per un machine learning. Nel frattempo ci siamo fatti lo stesso lavoro però con un dataset di cattivoni, cioè, e questa è la parte difficile nella sperimentazione, trovare questo dataset di cattivoni, non è che te lo tirano dietro, cioè un mio alunno che insegna un master post laurea ha fatto in questa cosa una tesi, si è spaccato per trovare il dataset per fare la simulazione dei bad files, dei cattivi ragazzi.
Dopodiché mergiamo, uniamo i due dataset e avremo un tabellone gigante come quello dei cani e dei gatti prima, cioè solo che ci saranno i cattivi e i buoni. Alleniamo la macchina, dopodiché quando gli daremo in pasto una serie di caratteristiche di un file nuovo, lui ci potrà dire con una certa accuratezza se secondo lui fa parte dei cattivi o dei buoni, però come si è detto durante tutta la giornata, compreso quello sul riconoscimento facciale, bisogna sempre poi andare a guardare, perché è chiaro che le allucinazioni le prendono le macchine, come le prendiamo noi, quindi controllare. Questo è invece l'esempio mio casereccio, dove mi sono inventato delle tipologie di file, dove ho messo per esempio, che so, 4 sono i file doc, 1 sono gli exe, ho messo la profondità del percorso, cioè dopo quante cartelle sta di solito allocato, la dimensione, la lunghezza del nome file, le occorrenze, cioè quante volte viene istanziato, me lo sono creato come prima in modo del tutto casuale mettendo clean and suspect. Questo è il procedimento, questo è un altro flowchart che più o meno vi ripete quello che abbiamo detto. Questi sono i passaggi: pre-elaborazione, quindi creazione di set dei dati, screening dei dati, apprendimento, valutazione dell'accuratezza del modello, la predizione, salvataggio del modello su file, che anche una volta addestrato ci conviene salvarlo il modello su file, così non è che ogni volta che lo dobbiamo applicare deve riaddestrarsi. Allora, vediamo, perché vedo che siamo un po'... Ecco, allora, per esempio i passaggi operativi veloci. Dopo che abbiamo messo in virtual box la macchina per creare una macchina Windows pulita, per esempio, o una macchina sporca per creare i nostri dataset, abbiamo semplicemente una macchina virtuale che gira. Con un semplice comando possiamo esportare la macchina virtuale in un formato bit a bit, che si chiama, chi lavora nel mio settore ormai, il punto DB, è un bit raw, praticamente un bit stream, è l'immagine di questo disco, dal primo bit all'ultimo disco, all'ultimo bit. Poi con un programma gratuito open source, qua c'è il prompt di Windows, ma tranquillamente sta su Kame, si installa su Linux, eccetera. Log2Timeline è un generatore di super timeline, cioè normalmente quando facciamo la timeline dei file presenti sul disco, le timeline riguardano data di modifica, accesso, creazione dei file. La super timeline invece ti va a guardare anche i tempi di cose che sono all'interno di questi file. Esempio, io ho sul computer un file creato, che so, il 1 gennaio 2023, modificato il 2 gennaio 2023, e magari al suo interno, negli exif, nei metadati, c'è data dello scatto 25 dicembre 2022. Questa data è una data in più che va a finire nella super timeline, perché non fa parte del file system, delle date di file system, ma fa parte di una data interna sua, come quando fate un file con il Word o con LibreOffice. Ci sono varie date, ci sono le date del file system, cioè di quando il vostro file l'avete creato, modificato sul disco, e ci sono invece data, per esempio la data di ultima stampa, mica la vedete se fate proprietà, cioè nel senso non fa parte del file system, fa parte dei metadati interni al file. Questo è un output che può generare log2timeline. Come vedete qui ci sono date, orari. Qui abbiamo la sorgente, quindi sono quindi portable executable, e così via. E l'hash, questa è una piccola chiavetta, c'ha pochi dati. Da questo possiamo utilizzarlo come base di partenza per poi interrogare file per file preso dal file DD e crearci con delle primitive, con delle funzioni Python, eccetera, eccetera, estrarre altri metadati. E questo, per esempio, sarebbe già un dataset più serio rispetto a quello scemo che vi ho fatto vedere io prima, di 4 colonne, dove vedete abbiamo l'hash del file, il nome del file, il percorso, la lunghezza, la profondità, la dimensione, il magic number, che sono dei numeri esadecimali che caratterizzano l'inizio e la fine di parecchi file,
il mind type, l'estensione e così via, i timestamps, e qui abbiamo finalmente la label, clean, suspect. Andiamo a vedere un po' come poter classificare i cattivi e i buoni. Perché alcuni metadati ci dicono che sono file cattivi e buoni? Questi sono studi compiuti, qua c'è per esempio la fonte Deep Learning at Shallow, Malware Classification for Non-Domains Expert, di Lee & Scanlon, sempre loro sono. I file puliti hanno tipicamente un'entropia compresa tra 4.8 e 7.2. Che cos'è l'entropia? È un termine che molti studenti avevano lasciato al liceo in fisica o all'università in fisica 1. L'entropia normalmente, lasciando altre definizioni, misura il disordine. La varietà, la diversità, il disordine, praticamente se io ho del profumo dentro una boccetta di profumo, diciamo, approssimiamo, l'entropia è bassa, cioè le molecole sono tutte ordinate, stanno belle, tranquille nella loro boccetta. Se io lo apro e lo faccio evaporare, le molecole si spargono, quindi c'è maggior disordine e quindi aumento di entropia. Perché i file normali hanno tipicamente un'entropia tra 4.8 e 7.2, misurata tramite delle formule matematiche? Perché i file puliti non hanno magari compressioni, criptazioni, perché i malware si nascondono, come i criminali, si nascondono nell'ombra. Quindi molte hanno parti criptate, parti compresse, che la compressione e la cifratura aumenta il disordine dei byte. È chiaro che ci sono i falsi positivi e i falsi negativi, questa è un'idea, è una stima di massa. Quindi abbiamo il 30% dei file dannosi analizzati entropia vicino al valore 8, però è anche vero che un file Veracrypt avrà pure lui entropia 8 ed è un file lecitissimo. Solo l'1% dei file puliti ha un'entropia, ma poi il 55% di tutti i campioni dannosi analizzati hanno un'entropia. Per i file exe si potrebbe indagare sulle sezioni interne, perché il file exe poi ha delle sottosezioni, potrebbe avere un'entropia alta perché c'è la sezione data criptata, ma in altre sezioni potrebbe avere un'entropia bassa. E le dimensioni di un malware, si è stimato, sono generalmente sotto i 3 mega. Ecco perché si parla di profiling dei file, come se facessimo il profiling di un criminale, perché stiamo lavorando non su che cosa c'è dentro quel file, se c'è la firma del cattivo, se c'è l'hash, ma stiamo lavorando sui suoi metadati, cioè i dati oltre i dati, quello che è a contorno di questo file. E quindi vediamo qui un'altra tabella riassuntiva che ci dice un po' come poter guidare la nostra costruzione del dataset. E qui ci sono alcuni di quei famosi repository con i file brutti, se uno vuole provare a scaricare, ma non che stanno i file brutti, stanno le caratteristiche dei file brutti. E qui, per fare l'esercizietto, io ho creato randomicamente quel famoso dataset che avete visto prima, dando in Python semplicemente un ciclo da 1 a 3.000 per 3.000 record, e gli dico se il file di tipo 2 o di tipo 3 o di tipo 4 ha una profondità maggiore di 3, così e colà, mettili l'etichetta suspect, se no mettili clean. Dopodiché ho creato il mio dataset. A quel punto queste sono le tipologie che mi sono inventato io. A quel punto creo questa tabella che avete visto prima, così scemetta, e questo con poche righe di codice vedete che qui si va ad aprire il file metadata CSV che contiene sia i clean che i suspect, lo addestro, il 30% di testing, uso sempre KNN, gli do questo nuovo file in pasto, gli faccio predire i valori e mi darà questo risultato. E qui entra in ballo una cosa che avete sentito stamattina e che io ho 1:30 per spiegarvi. Ossia, vi ricordate quando qualcuno ha detto è una black box, non si sa come valutare i dati? Perché noi non sappiamo mai perché un'intelligenza artificiale, un machine learning, un deep learning ci dà un risultato. E su questo c'è una branca che magari qualcuno di voi potrà approfondire, che si chiama XAI, cioè Explainable AI. Intelligenza artificiale spiegabile.
sono degli studi che stanno cercando con dei tool, degli strumenti, di capire che cosa è successo, perché essendo un marasma statistico non è deterministico, cioè if then, cioè se succede questo fai uscire questo, allora lì io posso capire perché mi ha fatto uscire un certo risultato, ma siccome non c'è un if then ma è tutto statistico, io non saprò mai perché un'intelligenza artificiale, un deep learning o machine learning mi ha tirato fuori il risultato. Con questa tecnica che si chiama LIME in questo caso, si prende il valore che abbiamo previsto, lui lo perturba localmente e cerca di capire qual è il parametro che ha inciso di più sulla previsione. In questo caso vediamo che il parametro che ha inciso di più nel prevedere che questo file è suspect è sia la dimensione sia il percorso. E quindi abbiamo già una spiegazione, capire magari di lavorare sui parametri. Questo può essere molto utile quando c'è un bias nel dataset. Cioè, se per esempio noi vedessimo un machine learning che non assume mai le donne, ma non lo sappiamo perché, dandogli in pasto una roba del genere, potremmo valutare qual è il parametro che ha influito di più nell'assunzione. E lì scopriremo magicamente che è il sesso, e che è un parametro protetto che non ha nessun senso come valutazione per un'assunzione o meno di una persona. Quindi il dataset potrebbe essere purciato, cioè quindi pulito, e creato di nuovo per far funzionare meglio la macchina. Questa è un'altra visualizzazione di LIME, va bene, qui ci sono alcune cose, grazie per l'attenzione. Ringraziamo il dottor Bassetti per questa interessantissima esposizione dell'intelligenza artificiale applicata all'informatica forense, quindi un'ennesima dimostrazione come uno strumento complesso ma potente può dare un aiuto non indifferente a tematiche che sembrano lontane ma in realtà sono molto vicine.